Buonasera, buonasera cari amici in diretta qui dal Chocoland di Sorrento, ancora in piazza Angelina Lauro per l'ultima giornata questa del Chocoland di Sorrento, e dopo aver visto un salame di cioccolato di 10 metri volevamo chiudere in bellezza con un dei grandissimi professionisti e dei grandissimi maestri del cioccolato. Grazie. Direttamente da Perugia parliamo di artigiano perugino. Sì. E parliamo con Andrea. Sì, esatto. Allora Andrea, noi stasera, dopo che abbiamo per 4 giorni assaggiato cioccolato in tutte le forme e in tutte le maniere, sì, vogliamo sapere adesso, in conclusione, come si arriva al cioccolato. Come così? Allora, partiamo subito dalla pianta del cacao, che fa un frutto. Questa è vera? Sì, questa è vera. Cioè, guardate che sembrano quelle là di plastica. È vero, questa è vera, è stata essiccata e riverniciata per ridargli il colore originale. Originale. Perfetto. Questo si chiama cabossa. Cabossa ed è il frutto della pianta del cacao. Questo è proprio il frutto della pianta del cacao. Al suo interno ci sono dai 30 ai 40 semi. Che sarebbero questi? All'interno di uno di questi 30-40. Hai 30-40 semi, come vedete da questa diapositiva. Ah, ecco, così, ecco, diciamo, la metto qua, riesci, sì, anche a vederla, e la stringe, sì. Allora, questo è un frutto praticamente. Sì. Tutti i frutti mangiati freschi si possono mangiare, e se si mangia questo frutto fresco state mangiando la cioccolata vista dalla natura. Perché, certo, questa parte gelatinosa che voi tienila vedete... Tienila qui, perché la inquadriamo con questa. Ok, questa parte gelatinosa che avvolge il seme è zucchero. Ah, ecco. Quindi cacao avvolto da zucchero è solamente cioccolato. Cioè, qua a questo punto significa che voi non siete... Non abbiamo inventato niente. E siete totalmente inutili. Inutili, esatto. Invece, tutti i frutti dopo 5 giorni deperiscono, quindi hanno bisogno... Del lavoro dell'uomo. E in questo caso di un artigiano perugino. Di un artigiano. La prima lavorazione che viene fatta dai paesi d'origine viene... È tirato fuori praticamente questa polpa, come vedete. Tienila sempre, sopra qua. Viene estratta questa polpa e poi viene messo dentro delle casse di legno. Ah, ecco. E poi chiuse. Poggiamolo, andiamo avanti. Ok. Ecco. Noi, dalle parti nostre, facciamo un altro stesso procedimento con un altro prodotto praticamente. Prendiamo l'uva, la pestiamo e la mettiamo, certo, dentro delle botti di legno. Certo. Qui inizia la stessa cosa. È la stessa lavorazione, inizia la fermentazione, così, certo, chiamato. In pratica, gli zuccheri senza ossigeno si vanno a trasformare in aminoacidi. E quindi c'è un aumento naturale della temperatura. In 5-6 giorni si raggiunge una temperatura di 48-50 gradi. Alla fine di questi giorni praticamente c'è un calo repentino della temperatura perché gli zuccheri hanno finito tutti. Scusate, ma da me mi rimbomba tutto. Finisce completamente il calo della temperatura perché gli zuccheri hanno finito tutto il loro processo. E c'è il distacco di quella parte gelatinosa iniziale, uh-huh, e c'è il seme che si può tirare fuori. Secondo processo. Tutto questo dopo quanti giorni? Penso. Questo la raccolta e poi viene fatto, vengono messi dentro questi ceste praticamente, certo, delle cose, intorno a 6-7 giorni. Seconda lavorazione, dopo la raccolta, vengono fatti essiccare. L'essiccazione serve per bloccare il processo di fermentazione iniziato precedentemente. Certo. Dura turno un mese. Un mese di essiccazione. Ma dai. A questo punto i sacchi vengono presi, cioè dico i semi vengono presi, vengono messi dentro i sacchi di juta. Juta, certo. Perché dentro i sacchi di juta? Perché traspira. Esatto, certo. E quindi non si riescono a formare muffe. Certo. A questo punto immagazzinati e poi venduti al produttore, praticamente al consumatore. E arrivano comunque questo tipo di prodotto praticamente. La prima lavorazione che viene fatta praticamente per produrre il cioccolato è la tostatura. Ah, certo. La tostatura serve viene fatta per sprigionare l'aroma. Mm-hmm. L'aroma, il gusto che uno troverà nel
cioccolato nel prodotto finale, come il caffè. Il caffè, se non viene tostato, certo, non ha nessun gusto. E cambia poi a seconda del... Allora, il gusto cambia a seconda di che cacao andiamo a comprare, perché esistono vari tipi di cacao, non esiste solo un tipo di cacao. Qui stiamo correndo un pochino, certo, ma esistono vari tipi di qualità di cacao e non sono tutti uguali. La pianta originale, esistono tre ceppi di piante praticamente. La pianta originaria che si chiama Criollo, la seconda pianta che si chiama Trinidade, la terza pianta che si chiama Forastero. Poi esistono tutte continui innesti praticamente fatti dall'uomo e hanno continuato a fare tutti ibridi praticamente di queste piante. Normalmente quindi, da quale pianta? Allora, normalmente, per darvi un esempio, il Forastero fa l'80% di produzione di cioccolato al mondo. Il Trinidade fa il 15%, il Criollo fa il 5%, cioè il cioccolata d'élite, la migliore che esiste in assoluto al mondo. Beh, incredibile, eh? Pensare, allora, uno prende il cioccolato e mangia. La cioccolata non è tutto uguale. Certo. Poi, dai, continua, tu, non allora, voglio poi interrompere. Il cacao viene tostato, la tostatura, vi ho detto, serve per sprigionare aroma. Secondo motivo, perché serve per poter decorticare in modo molto più facile. Certo. E terzo motivo, toglie ulteriormente umidità presente nel prodotto. Allora, se partiamo da un sacco, da un chilo, perdiamo intorno al 6% di peso dopo la tostatura. La seconda fase di lavorazione è la decorticazione, cioè in pratica si prende e si decortica il prodotto, la buccia viene scartata. E che cosa resta? Pochissimo. Poi. La buccia viene scartata, si parla ancora del 20-23% di scarto, perché la buccia, dovete sapere, che è la parte più legnosa e più amara del prodotto. Allora, quando si prendono le fave di cacao si mangiano tranquillamente in questa maniera, insieme alla buccia, perché sono ricche di fibre. Solamente che le fibre, essendo che le andremo a macinare sulla terza lavorazione, le perderei ugualmente. Chi vuole fare prodotto di qualità, la buccia la va a togliere. E rimane solamente l'interno, che è questo, che si chiama grue di cacao, o granelli di cacao in italiano. Parliamo in italiano. Certo, granelli. Granelli di cacao. Da questi granelli di cacao, si possono anche mangiare tranquillamente, è un prodotto ricchissimo di antiossidanti come i polifenoli e i flavonoidi, fa molto bene, è un energetico naturale praticamente. Certo. Che però non troviamo mai in commercio così. Allora, dall'artigiano perugino lo troviamo. Grazie. Le trovate perché... Okay. Certo. Lui ancora lavora in modo tradizionale andando a prendere la materia prima e fa il cioccolato andando a prendere il migliore prodotto di qualità, andando a scegliere. Come vedete, alla fine poi la qualità fa la differenza. Allora, terza lavorazione, macinazione. Certo. Allora, esistono varie metodologie. In Messico esiste una pietra praticamente che si chiama metade. Mettendo questa polvere di cacao e scaldando il prodotto su questa pietra, macinandola, continuando, sembra un mattarello praticamente, viene fuori una pasta. Secondo metodo che fanno in Venezuela col pesto praticamente. Certo. Macchinario, in poche parole, meccanico, viene macinato a freddo e viene fuori la pasta di cacao, che adesso la vedete solidificata, ma questa è la macinazione solamente del seme. Questa è la materia prima per fare la cioccolata. La sua composizione è fatta da una parte grassa e una parte magra, come la natura l'ha creato. 50% di parte grassa che si chiama burro di cacao e 50% di polvere di cacao, parte magra. Da qui? Da qui. Ricetta originaria inventata dai belgi praticamente. Sì. Basta solo aggiungere lo zucchero e si è fatto il fondente. Pasta di cacao e zucchero, finito, due ingredienti solamente, e questo con è il fondente. Tutte e due le parti, sia la parte grassa che completo. Solo la macinazione a freddo, si forma la pasta di cacao, aggiungendo lo zucchero. Diventa il fondente. L'industria nel tempo questa ricetta l'ha modificata e ha continuato ad aggiungere altro burro di cacao, altra parte grassa al suo composto. Ancora altro burro di cacao. Altro burro di cacao. Mm-hmm. E siamo arrivati attualmente al 20% in più.
Certo. Quindi dal 50%, come fa la natura, sono passati al 70%. Quindi quello normalmente industriale che trovate, se andate a guardare gli ingredienti, trovate sempre scritto burro di cacao. Quando c'è scritto burro di cacao vuol dire che l'hanno riaggiunto. L'hanno aggiunto altro 20%. Altro 20%. E siamo sempre sul fondente. Siamo sempre sul fondente. Cioccolato al latte. Basta solamente pasta di cacao. Certo. Aggiungere il latte e lo zucchero ed abbiamo fatto sempre il cioccolato al latte. Inventato da Anche qua Nestlé. In quanta proporzione con il latte? Allora, qui la ricetta è varia da cioccolataio a cioccolataio. Ah, normalmente i migliori cioccolatai lo portano dal 33% la pasta di cacao al 42%. Ok. Cioè una buona quantità. Sì. Quella industriale dovete guardare che la percentuale cala notevolmente, praticamente di cacao. Perché gli conviene mettere il latte e lo zucchero che costano molto di meno rispetto al cacao, alla materia prima. Cioccolato bianco è solamente... viene presa solamente la parte grassa, burro di cacao, ecco, la parte grassa, il latte e lo zucchero. Questo è il cioccolato bianco. Questi sono i tre cioccolati normalmente che uno conosce. Attualmente è uscito il quarto cioccolato. Uscite un quarto cioccolato? Sapete dell'uscita di un quarto cioccolato? Avete saputo dell'uscita del quarto cioccolato? Scusi, signore Colani. Lo conosce? Lei lo conosce? Sì, lo conosce. Lei l'ha anche ordinato. Ah, lui proprio il signore Colani Fausto l'ha ordinato, sì. Ah, ne ha conoscenza. E quindi sa anche come si chiama questo quarto cioccolato? Sì. Cioccolato Ruby. Ruby. O cioccolato rosa. Così rosa! Sì. Ah, bene, bene. Ed è completamente naturale. E di che è fatto? Appunto, infatti, mi incuriosisce adesso. Allora, sapere. Riandiamo a prendere la prima diapositiva. Allora... Cioccolato Ruby, praticamente la scoperta, la Calbò, brevetto della Calbò. Allora hanno scoperto delle piantagioni di cabossa che sono uguali, solamente che la parte che vedete bianca, invece di essere bianca del frutto, è rosa. Loro l'hanno presa praticamente e l'hanno messa dentro la pasta di cacao, così gli ha preso questo colore rosa. Completamente naturale, non è che c'ha coloranti praticamente. E il sapore? Sapore è un fondente molto più fruttato. È giusto. Perché prende una parte del frutto che attualmente non era stata mai utilizzata. Interessantissima questa cosa. Attualmente dovrebbe uscire in Italia, è uscito il 14 febbraio in Giappone praticamente. Diciamo che poi noi magari la potremmo confondere con un cioccolato a fragola, potrebbe essere alla vista. Alla vista è cioccolato rosa, viene chiamato cioccolato Ruby praticamente, del quarto cioccolato completamente Ma Ruby naturale. Perché? In onore della ragazza di Berlusconi? No, della ragazza di Berlusconi, Ruby perché c'è il colore rubino. Non sei tu io, di verità, è stato Berlusconi. Che adesso entro nel mondo del cioccolato. Certo. Ok? E ho detto il nome è Ruby. Senti, e quindi è stato ordinato dall'artigiano perugino e quindi lo troveremo magari prossimamente in qualche manifestazione. Ce lo diciamo noi quando te lo consegnano, no? Al Cioccoland, prossimo, quando ti arriva a te questa? A settembre? Beh, quindi allora a ottobre a Napoli per il Cioccoland Vomero avremo l'esclusiva, questa novità di Ruby da parte dell'artigiano perugino. Questa è una bella notizia e saremo, è anche un motivo in più per venire a visitare il Cioccoland poi al Vomero a Napoli per assaggiare. Vi aspettiamo numerosi, eh? Assolutamente sì, vorremmo assaggiare questo cioccolato Ruby, questo cioccolato rosa, sì. Che poi diventa rosa, poi è rosa, come dire, sarà anche forse un cioccolato molto da regalare alle donne? Soprattutto infatti la sua uscita 14 febbraio 2018, quindi a San Valentino. Per San Valentino è uscito quest'anno, certo. In Giappone per San Valentino l'hanno fatto uscire. Hai capito, sì, giapponesi sono diventati romantici, sì. Giapponesi. Allora Andrea, questa dimostrazione e questa tua spiegazione fa ancora più capire quanto lavoro ci sia dietro al cioccolato, che da anni in tutti quanti noi accompagna da bambini. Però poi è giusto anche sapere il lavoro difficile, complicato che c'è dietro. E anche la parte poi di artigiani che riescono poi a realizzarlo in un modo così gustoso come fate voi. Io ti ringrazio. Grazie. Andrea, vi auguro anche un buon rientro a Perugia. Grazie. E grazie ad averci ospitato. È stata una gioia e un onore da parte nostra. E poi ovviamente sarete in giro in tutta l'Italia a portare queste bontà
ovunque, per fortuna negli ultimi anni, grazie a queste manifestazioni, non dobbiamo andare per forza a Perugia a assaggiare, ma siete sì, voi che veniamo. Portate il verbo del cioccolato in giro. Ringraziate il mio datore di lavoro. Ringraziamo Fausto Ercolani, sì, artigiano perugino, e ovviamente adesso con questa conclusione, ci sembrava la conclusione più degna per il cioccolato qui a Sorrento, dopo che abbiamo assaggiato, mangiato tutti i tipi di cioccolato, ci sembrava giusto spiegare il cioccolato come nasce. L'abbiamo fatto con l'artigiano perugino. Da parte mia, Lino D'Angio, ringrazio ovviamente la manifestazione, ringrazio l'organizzazione, ringrazio Sorrento anche per l'amministrazione, per l'ospitalità bellissima che ci hanno dato in questi 4 giorni, e diamo l'appuntamento del Chocoland l'anno prossimo, ma forse anche un po' meno dell'anno prossimo, perché non è tra un anno, ma un po' di meno, perché andiamo nel periodo natalizio. Ritorneremo qui a Sorrento nel periodo natalizio. Molto volentieri. E ci sarà ovviamente artigiano perugino, come ci saranno tutti gli amici dei vari stand di questa 4 giorni fantastica. Grazie. Grazie ancora Andrea, grazie da Lino D'Angio, grazie a tutti. Ciao!